Bene, oggi completiamo la trattazione delle applicazioni dell'induzione elettromagnetica. Abbiamo visto la volta scorsa il fenomeno della induttanza mutua e dell'autoinduttanza, e abbiamo visto i circuiti accoppiati, il concetto di induzione mutua e il parametro che la registra, la sua reciprocità. E l'effetto dell'autoinduzione, cioè di ogni circuito su se stesso. In particolare abbiamo visto il simbolo circuitale dell'induttanza, questa specie di avvolgimento che ricorda appunto un solenoide, e come questo elemento si comporta in un circuito, in particolare in un circuito RL. Abbiamo visto la carica e la scarica, se volete, del campo magnetico all'interno dell'induttanza. L'equazione differenziale che caratterizza un circuito di questo tipo e come evolve nel tempo, in particolare con la qua, la dipendenza dal tempo della corrente. Questo è un tipico circuito con corrente non continua, e come si arriva alla scala di tempo per l'evoluzione esponenziale della corrente, che è una grandezza che è il rapporto tra l'induttanza L del solenoide e la resistenza R del circuito. E asintoticamente la corrente elettrica tende al valore della differenza di potenziale della batteria diviso la resistenza. Abbiamo visto l'analogo in fase di apertura del circuito, cioè quando la corrente dalla situazione in cui l'induttanza ospita, diciamo, già il campo magnetico a quando la resistenza assorbendo la corrente la dissipa fino a che non diventa nulla, analoga alla scarica del condensatore per capirci, e in particolare abbiamo fatto un bilancio energetico di quel circuito per arrivare ad affermare che ogni volta che in una regione dello spazio è presente un campo magnetico, a questo è associata un'energia e la densità, nel caso del campo magnetico associato all'induttanza, è un mezzo dell'induttanza per la corrente al quadrato. Se poi andiamo a focalizzare sulle proprietà del campo magnetico presenti in questo volume di spazio, abbiamo visto che l'energia associata, cioè il rapporto tra energia diviso volume, è simile all'espressione trovata per il campo elettrico, quella volta avevamo un mezzo epsilon 0 e alla seconda. Qui abbiamo sempre un mezzo, vediamo se riesco ad attivare il cursore, per l'intensità del campo magnetico alla seconda, ma diviso stavolta mi 0 per l'ammabilità magnetica del vuoto. Ok, oggi invece ci occupiamo dell'ultima, non perché non ce ne siano altre, ma insomma, quella più rilevante applicazione dell'induzione elettromagnetica, che è il trasformatore, che è un dispositivo che viene usato in un'infinità di applicazioni. Ce n'è sicuramente uno nell'alimentatore del mio computer, nell'alimentatore del vostro cellulare e in tutte i dispositivi che normalmente utilizzano una tensione di alimentazione diversa da quella di funzionamento. Su che cosa, come è fatto il trasformatore? Beh, essenzialmente è costituito da due circuiti, uno detto principale, dove viene applicata una tensione VP. Non so se riuscite a vedere bene il simbolo, è un circuito secondario VS che sfrutta una tensione VS. Come avviene l'accoppiamento tra i due circuiti? In questo caso qui sotto vedete tra l'altro il simbolo del trasformatore. Beh, immaginate di avere il VP, la tensione che viene dalla rete esterna, ok? Qui raffigurato qui a sinistra, avete una specie di avvolgimento, quindi un solenoide, quindi all'interno di questa tensione, di questa zona di spazio si forma un campo magnetico. Come abbiamo visto nel caso del calcolo della mutua induttanza. Qui il circuito secondario, quindi quello che sfrutta l'effetto di induzione elettromagnetica, è avvolto su un nucleo metallico, normalmente un nucleo ferromagnetico, che ha la funzione di addensare le linee di campo, cioè di fare in modo che il flusso concatenato al primo circuito o al circuito primario sia per quanto possibile lo stesso del flusso magnetico concatenato al circuito secondario. Ora è chiaro che se la tensione, quindi la corrente
nel circuito primario cambia nel tempo, okay? Il campo magnetico all'interno di questo anello, di questo nucleo, se volete, ferromagnetico, cambia nel tempo, per cui per effetto dell'induzione elettromagnetica ai capi del circuito secondario si produce per effetto di induzione una tensione indotta e quindi una corrente indotta. D'accordo? Il rapporto tra queste due tensioni deriva dalla legge di Lenz. Tutti e due subiscono, o se volete, funzionano in base alla legge di Faraday-Neumann-Lenz. Quindi, sia nel primario che nel secondario, avremo una tensione che è proporzionale alla rapidità con cui cambia il flusso all'interno della regione di spazio su cui sono avvinghiate o avvolte le nostre spire, in questo caso del solenoide, del primario e del secondario, moltiplicato per il numero degli avvolgimenti. Questo vale sia per il circuito primario che per il secondario. Okay? Ciò che hanno in comune questi due avvolgimenti è proprio il flusso del campo magnetico, perché il campo è lo stesso, grazie alla presenza del nucleo ferromagnetico. Non so se riuscite ad apprezzare nella figura il fatto che qui ci sono questi segnetti, questa segnatura che indica che questo nucleo non è pieno, ma è laminato. Perché questo? È laminato per evitare le correnti parassite. Questo riduce le correnti parassite che tenderebbero a passare perpendicolarmente alle linee di campo, come abbiamo visto a suo tempo, e quindi tenderebbero a riscaldare di più il condensatore e gli associati trasformatori. Laminandolo in questo modo riduco l'effetto delle correnti parassite e quindi si scalda un pochetto di meno. Ora, se teniamo conto di queste due relazioni, cioè se applichiamo Faraday-Neumann-Lenz ai due solenoidi, possiamo vedere che possiamo isolare la parte relativa al flusso, quindi la derivata del flusso rispetto al tempo, e quindi nel caso del primario abbiamo che la rapidità con cui cambia il flusso è data dalla tensione sul primario diviso il numero di spire nel primario, quindi Vp su Np. Nel secondario, la stessa grandezza, cioè la rapidità con cui cambia il flusso nel tempo, mi dà il rapporto tra la tensione nel secondario diviso il numero di spire nel secondario. Quindi questi due rapporti hanno lo stesso valore perché il flusso del campo è lo stesso, non solo varia nello stesso modo, ma è proprio lo stesso il flusso. Quindi il rapporto tra le due tensioni, tensione nel primario e nel secondario, è proporzionale al rapporto del numero degli avvolgimenti. Ok? Quindi se, per dire, voglio che ne so, devo caricare il cellulare, per dire, quindi utilizzo la tensione di rete, la tensione ha un valore efficace di circa 220 volt nel caso nostro. Però il circuito del cellulare ha un circuito che necessita tensioni piuttosto basse, ok? Qualche volta più o meno. Per cui avrò un trasformatore dove nel circuito primario ho un numero elevato di spire e nel secondario un numero molto basso di spire, per cui la tensione si abbassa. Viceversa, se invece mi interessa aumentare il voltaggio, non faccio altro che applicare la tecnica inversa. Nel secondario, beh, è sufficiente che io metta un numero di spire più elevato che nel primario. Quindi posso abbassare o alzare la tensione sfruttando questo tipo di dispositivo, il trasformatore. È chiaro che alzare o abbassare la tensione non crea o distrugge energia. Tanta energia viene utilizzata in un circuito quanto nell'altro. Ok, c'è una perdita essenzialmente legata al riscaldamento del dispositivo e a un po' di dispersione, ma la potenza nel circuito primario è la stessa nel circuito secondario. Quindi se io alzo la tensione, la corrente automaticamente si abbassa, perché il prodotto tensione per corrente rimane lo stesso. Quindi, per capirci, se io passo da un numero di spire elevato a un numero di spire basso, ok, la tensione si riduce, ma la corrente aumenta. Quindi ho minor tensione, ma maggior amperaggio, e viceversa.
Se riduco la tensione, aumenta la corrente. Quindi le due potenze dissipate nel primario e nel secondario hanno lo stesso valore, a parte, ripeto, le dispersioni che inevitabilmente si verificano. Questo sarebbe un caso di trasformatore ideale. Ok? E quindi il rapporto a cui vi ho appena detto tra le tensioni è l'inverso di quello delle correnti. La tensione primario fratto quella secondario vale quanto la corrente nel secondario diviso quella nel primario, e quindi mentre la tensione è proporzionale al numero di spire nei due avvolgimenti, la corrente in ciascun circuito è inversamente proporzionale al numero di spire, proprio per la conservazione dell'energia. D'accordo? Questo ha una delle più importanti applicazioni di questo è proprio la trasmissione dell'energia elettrica e della corrente elettrica. La rete elettrica attualmente insomma, in uso in tutte le nazioni si basa sulla possibilità di cambiare la tensione e quindi la corrente nelle linee dette appunto ad alta tensione. Immaginate appunto un dispositivo, una centrale elettrica che produce energia elettrica, quindi produce tensione, forza elettromotrice, ha valori di voltaggio molto elevati, qui avete 12.000 volt, ok? Per trasmettere questa energia utilizza trasformatori che riducono la tensione per abbassare la corrente, ok? Infatti le linee si chiamano linee ad alta tensione perché? Perché hanno una tensione molto elevata ma una corrente molto bassa. Per quale ragione? Perché vi ricordate che per effetto Joule la dispersione di energia in un circuito caratterizzato da una certa resistenza è la corrente al quadrato per la resistenza. Quindi se ho una corrente bassa, ok? La dispersione è più piccola. Quindi tra due situazioni in cui ho corrente elevata è una situazione in cui una corrente bassa, quello con la corrente più bassa disperde meno energia, quindi tra virgolette, rende più facile la trasmissione a lunghe distanze dell'energia elettrica. Questa soluzione tecnica, se volete, è una delle più importanti probabilmente vittorie di Nikola Tesla rispetto ad Alva Edison. Edison, all'inizio del Novecento, stava elettrificando appunto l'utenza nazionale negli Stati Uniti utilizzando la corrente continua, ma non riusciva a trasportare energia elettrica in modo efficace per più di qualche isolato, quindi che ne so, un chilometro, due, no? Proprio per queste dispersioni. È stato Nikola Tesla che ha introdotto l'utilizzo della corrente alternata e l'uso del trasformatore, che rende invece possibili, realizzabili reti ad alta tensione a distanze anche molto elevate. È chiaro che poi per l'utenza domestica devo utilizzare la tecnica inversa, cioè devo ridurre da 13.000 volt, che è la linea ad alta tensione, a qualche centinaio di volt, nel nostro caso sono 220, la nostra utenza, questa figura viene da un testo americano, quindi la tensione è un pochino più elevata. Anche la frequenza, la nostra tensione è a circa 50 Hz, la loro è a 60, ma c'è una piccola differenza, che deve funzionare in modo inverso, quindi qui la tensione viene abbassata e la corrente quindi viene aumentata, okay? Per riuscire a fornire una tensione accessibile agli elettrodomestici. È chiaro che poi utenze diverse, elettrodomestici diversi e dispositivi diversi sono, a seconda della circuiteria interna, adatte a funzionare con tensioni diverse, quindi a monte del circuito secondario ci sarà un trasformatore che regola la tensione in modo tale che sia la più adatta a quel tipo di dispositivo. Okay? Questo non è possibile se non con la corrente alternata. Quindi un esempio di semplice domanda sarebbe: ma se io utilizzo il trasformatore con la corrente continua, cosa ottengo? Non ottengo praticamente niente, perché? Perché affinché la tensione passa dal primario al secondario, è necessario che il campo magnetico all'interno cambi, che il suo flusso cambi per essere più precisi. Se nel primario una corrente continua, ottengo un segnale al secondario solo in due situazioni, cioè quando accendo il circuito e quando lo spengo.
ma nell'intervallo di tempo in cui nel primario una corrente continua, nel secondario non ho niente. Quindi perché questo dispositivo funzioni è essenziale che la corrente e quindi la tensione, scusate, sia variabile nel tempo, tipicamente quella sinusoidale. Ok? Qui poi c'è un video che vi spiega quanto abbiamo appena detto. E concludiamo quindi riassumendo velocemente quanto abbiamo appena visto. Ci siamo occupati di diverse applicazioni della corrente, scusatemi, dell'induzione elettromagnetica, quindi del fenomeno associato alla variazione temporale del flusso del campo magnetico attraverso un percorso chiuso. Ed abbiamo visto diversi effetti, la chitarra elettrica, cosa abbiamo visto? Il trasformatore oggi, i circuiti RL, diversi dispositivi e molte soluzioni tecnologiche sono legate a questo tipo di fenomeno, che ha sia appunto ricadute in termini applicativi tecnico-pratici, che come vedremo un pochino più avanti, dando il legame tra da un lato un concetto, una grandezza legata al campo magnetico, la variazione temporale del flusso del campo magnetico, dall'altro una forza elettromotrice, quindi un fenomeno tipicamente elettrico, lega i due campi, elettrico e magnetico, ed è alla base, se volete, dell'unità tra i due campi. Il prossimo tema che tratteremo sarà più di tipo tecnico, quindi vedremo in che cosa, come, qual è le leggi fisiche principali che regolano i circuiti che sfruttano la corrente alternata. E poi, da un punto di vista un po' più teorico, riassumeremo tutte le proprietà che abbiamo visto fino adesso del campo elettromagnetico e quelle che vanno sotto il nome di equazioni di Maxwell, che riassumono le leggi fisiche base di questi due campi, del perché sono così intrallacciati, e da lì sarà la partenza per discutere del fatto che questo legame tra i due campi in realtà pone le basi per una, se volete, crisi dei concetti di base della fisica classica, cioè quella fisica di Newton, perché il tipo di leggi fisiche che regola l'elettromagnetismo non concorda con l'idea base che sta col nocciolo della meccanica classica newtoniana. Lo scontro tra queste due visioni della struttura dello spazio-tempo porterà alla relatività ristretta di Einstein, che sarà probabilmente l'ultimo e il penultimo argomento che tratteremo quest'anno. Se non ci sono domande, per adesso mi fermo qui. Okay? Ok, passiamo a fare gli esercizi riassuntivi di fine capitolo, un po' per tenere presente un po' tutto quello che abbiamo visto fino ad adesso. Cominciamo con la parte dei quesiti. E la prima domanda è l'unità di misura del flusso del campo magnetico. Ovviamente il flusso del campo magnetico è campo Tesla per superficie, metri quadri, per cui la risposta A è quella corretta, Tesla per metro quadro, invece Tesla fratto metro quadro non lo è, Weber al limite potrebbe andare bene, ma Weber per metro no, e neanche Weber fratto metro. Ok? Questo è abbastanza semplice. Poi il quesito 2 dice: una spira circolare è posta perpendicolarmente a un campo magnetico di intensità 0,65 Tesla. Qual è il valore della forza elettromotrice indotta nella spira se l'area diminuisce di 1,5 per 10 alla meno 3 metri quadri al secondo? Qui è necessario scrivere un pochetto, quindi mi abbasso qua sotto il quesito 2. Dice: qual è la forza elettromotrice indotta se abbiamo un campo magnetico B di 0,65 Tesla e l'area cambia con questa rapidità, quindi dA di T è 1,5 in 10 alla meno 3
metri quadri al secondo, se ricordo bene. Sì. Quindi qui ovviamente è sufficiente ricordare che la legge di Faraday-Dohme-Mantens ci dice che la forza promotrice indotta è la derivata del flusso rispetto al tempo, quindi la derivata temporale del prodotto B per A. Qui non mettiamo il coseno, qui deve esserci anche un coseno di teta che però vale 1, dato che la spira è perpendicolare al campo magnetico, quindi l'angolo tra la normale e B è 0, il coseno è 1, B è costante, quindi posso portarlo fuori dal segno di derivazione, quindi è B per la rapidità di cambiamento dell'area, che l'area cambia. Per cui abbiamo B che è 0,65 Tesla per 1,5 per 10 alla meno 3 metri quadri al secondo, e quindi abbiamo 0,65 per 1,5, quindi 0,975 per 10 alla meno 3 volt, e quindi il numero scientifico sarebbe 9,75 in 10 alla meno 4 volt, e corrisponde alla, alla B. 9,75, 9,8, va bene, l'approssimazione ci sta, la risposta è la B. Niente di strano fin qua, no? L'applicazione diretta della legge di Lenz. Quesito 3. Ditemi se vado troppo veloce, mi raccomando. Qui dice, abbiamo un generatore che ha una frequenza di 50 Hz e produce una forza promotrice massima di 400 volt. Qual è il valore della forza automotrice 0,025 secondi dopo che ha assunto il valore 0? Allora, ricordate che il generatore produce una forza automotrice indotta in funzione del tempo che è. Se per esempio il generatore è dato da una spira che ruota in un campo magnetico, per dire, come abbiamo visto nell'esempio più semplice, ci sarà un valore di picco, una E di picco, per, immaginando che la tensione iniziale sia nulla, per comodità, perché l'esercizio ci chiede proprio quello, per il seno di che cosa? Omega volte t, dove omega è la velocità angolare di rotazione della nostra spira. Ok, qui quindi abbiamo, potetemi ripetere un attimo questo punto, il nostro campo magnetico qui mette sia il nord qui il sud, qui abbiamo la spira che ruota nel campo magnetico, quindi il flusso cambia nel tempo, la velocità di rotazione ha una velocità angolare omega, e omega nel moto circolare è 2 pi greco volte la frequenza, che nel nostro caso il testo dice è di 50 Hz. Ok? Quindi il epsilon 0, che è il picco, era di 400 volte, se non sbaglio. Sì. E qui dovremo trovare qual è il valore della tensione quando T vale 0,025, ricordo bene, 6 secondi. Quindi non facciamo altro che utilizzare la legge che lega l'equazione temporale della tensione in funzione del tempo, e inserire il valore di t di 0,25 secondi. Qui
0,25 sarebbe un quarto, quindi 0,025 è un quarantesimo di secondo. Dovrebbe venire più semplice. Quindi E con t che vale un quarantesimo di secondo, lo otteniamo con 400 volt per il seno di 2 pi greco per 50 Hz per 1 su 40 secondi. Vi ricordo che Hz è 1 su secondo, quindi 2 secondi si semplificano. E abbiamo, scusate, abbiamo quindi 400 volt per il seno di 2 pi greco per 50 per 1 su 40. Qui possiamo semplificare e ci viene anche il 2 col 4, gli viene 400 volt per il seno di 5 mezzi pi greco. 5 mezzi pi greco conviene scriverlo come 5, pensiamo come 4 più 1, gli viene 2 pi greco più pi greco mezzi. La funzione seno è periodica di 2 pi greco, quindi questo vale quanto 400 volt per il seno di pi greco mezzi, che è 1, quindi dopo un quarantesimo di secondo siamo al picco della tensione. Quindi immaginate di avere qui il tempo qui, quindi se abbiamo iniziato con la con tensione nulla e tempo zero, il nostro alternatore produce una tensione di questo tipo e in questo punto, che corrisponde a t un quarantesimo di secondo, siamo a una fase nodale che, ripeto, omega volte t è pi greco mezzo. Anzi, in realtà questo è 5 mezzi di pi greco, quindi siamo in realtà qui. Scusate. Siamo in questo punto. Corrisponde a 5 omega t corrispondente a 5 mezzi di pi greco. Così è più preciso. Cioè 2 pi greco un periodo più pi greco mezzi è il picco del seno, quindi la tensione è a 400. Quindi la risposta corretta è la D, 400. Allora, fatemi aggiungere una pagina, ci sono problemi da risposta qui sotto. Ok, quesito numero 4 dice: il filo scorrevole della resistenza variabile illustrata in figura, non so se riuscite a vederlo, diminuendo così l'assistenza del circuito. Qui abbiamo un circuito con resistenza variabile, si chiama reostato. Questo contatto è scorrevole, se lo sposto verso sinistra la resistenza diminuisce, quindi la corrente aumenta. Ok. Contemporaneamente la corrente introdotta nel circuito C, questo circuito, circola in senso orario, antiorario e via dicendo. Allora, se qui, fatemi, come possiamo fare? Copio il disegno così riesco a scriverci sopra, a pasticciare un poco sopra. Ecco. Allora, qui abbiamo se qui il polo positivo, questo è negativo, in realtà erano disegnati all'inverso, quello più lungo deve essere quello più lungo è quello positivo, quindi hanno invertito due, ma diamola per buona, se la corrente scorre in questo senso, da più al meno, e la resistenza diminuisce, perché se io sposto
questo contatto a sinistra, la lunghezza della corrente, la resistenza è più corta, quindi la resistenza diminuisce, quindi la corrente I ha un'intensità che cresce. Okay. Allora questo cosa produce? Se la corrente I gira, ruota in questo senso, allora nel circuito C il campo magnetico, regola della mano destra, la corrente va verso destra, esce dalla pagina, quindi qui B è un vettore che è uscente. Okay. Se la corrente aumenta, il flusso attraverso C cresce, il flusso attraverso il circuito C cresce nel tempo e quindi l'effetto dell'induzione sarà quello di produrre una corrente indotta in C che compensa l'aumento del flusso. E quindi per compensare l'aumento del flusso sarà in senso orario. Okay. Se la corrente è indotta qui, in questo modo, il campo magnetico indotto nella sua stessa spira è opposto a quello uscente, e quindi qui la corrente indotta circolerà in senso orario. Non so se mi sono spiegato. Con il sensore non fa uscente di nuovo. No, il campo magnetico in quel caso è entrando. Allora, fammi usare la lavagna. Vediamo se riesco. Qua isoliamo il tratto di corrente, che è questo qua continuo, dicendo. Qui la corrente aumenta. Qui ho il circuitino C. Qui di suo il campo magnetico è uscente. Ok? Esce. Quindi se ho un flusso che aumenta, il flusso dovuto alla corrente I, la corrente indotta in questo flusso, in questo circuito piccolo, sarà tale da bilanciare l'aumento di flusso, quindi produrre un campo elettrico, un magnetico opposto a questo, deve essere entrante. Okay. Perché ci sia un campo magnetico entrante, okay, la corrente qui deve andare da questa parte. Quindi qui da questa parte, qui da questa, qui da questa. Quindi così non va posto sulla linea sotto, sulla linea Eh sì, sotto. qui dobbiamo ragionare su questa adesso. La corrente indotta qui è in senso orario. Sì, ok, ma mi sono perché così da sopra, quindi avrebbe capovolto il giro, diciamo. Sì, non dobbiamo occuparci di quello che succede dentro il nostro circuito, non fuori. Okay, perché deve bilanciare il flusso attraverso quel rettangolino lì. D'accordo? Quindi qui la risposta corretta era la A, in senso orario. Gira in questo modo. Per produrre un campo magnetico indotto entrante. Ok. Se invece io spostassi il contatto verso destra, la resistenza aumenta e quindi l'effetto è inverso. Ho sempre un flusso qui, un campo magnetico uscente, però in questo caso diminuisce e se la corrente diminuisce, il flusso diminuisce, quindi il campo indotto va a rafforzare il flusso, in quel caso sarebbe un senso antiorario. Ok? Se preferite, potete ragionare anche in questo modo, che fosse più semplice. Focalizzatevi sul circuitino piccolo C. Che tipo di campo devo produrre? Un campo che entra o un campo che esce? Devo produrre un campo che entra. Allora, se metto il pollice nel verso del campo che voglio produrre, le dita mi danno il verso della corrente. Quindi, se voglio che il campo entri, le dita mi dicono in senso orario. Ok, forse è più semplice. Invece se, anche se, se questo fosse un campo prodotto dalla stessa spira, la corrente dovrebbe essere in senso antiorario, per produrre un campo uscente. Ok? Allora, vediamo se riusciamo a fare, siamo al
qua, te l'ho fatto, il 5. Qui anche semplice, l'induttanza di un solenoide. Ricordate, è L mi 0, numero di spirale quadrato diviso lunghezza del solenoide per area della sezione del solenoide, è direttamente proporzionale al numero di spire. Questo è falso perché n è alla seconda, questa è la lunghezza del solenoide, no, perché è al denominatore, è direttamente proporzionale all'area delle spire. Quindi la risposta corretta è la C. Anche la D è falsa perché in realtà non è indipendente dal mezzo, perché se il solenoide contiene del materiale ferromagnetico, qui devo metterci un MR, la permeabilità magnetica relativa. Numero 6. Una spira piana circondata da un solenoide di lunghezza indefinita, inizialmente il piano della spira è perpendicolare a quello del solenoide. Ad un certo istante una forza elettromotrice continua viene applicata al solenoide. Che cosa succede? Allora, se ho una forza elettromotrice continua, questo produce una corrente continua, quindi dove non cambia il flusso, però l'unico effetto di induzione ce l'ho tra quando la corrente non c'è a quando c'è, quindi per un breve istante, per un brevissimo impulso. Quindi la A dice nella spira non viene prodotta alcuna corrente perché esternamente il campo del solenoide è nullo. Vabbè, questo non è il motivo. Nella spira si genera una corrente indotta finché viene mantenuta la forza elettromotrice capo del solenoide, questo è falso. La spira trasla, non direi, mentre la D è corretta nella spira. Viene prodotta una forza elettromotrice solamente nell'istante in cui viene applicata la tensione solenoide. Quindi nel momento in cui accendo il circuito ho una variazione di flusso e gli ho corrente indotta. Appena raggiunto il valore di regime, la corrente indotta finisce. Quindi proprio un picco, un impulso di corrente e basta. La mia risposta è la D. Numero 7. Un solenoide di induttanza 75 mA e una resistenza di 0,15 ohm è connesso a una batteria di 12 volt. Quanta energia è immagazzinata nel solenoide quando la corrente raggiunge il valore massimo? Qui scrivere qua sotto. Questo era il 7, mi pare. Abbiamo L che era 75 mA, la resistenza R di 0,15 ohm e la batteria V di 12 volt. Abbiamo quindi la resistenza, questa è l'induttanza L. E qui ho visto. Allora, quando abbiamo già visto a suo tempo che qui la corrente che cresce esponenzialmente col tempo fino a raggiungere un valore di picco che è dato da V diviso R, cioè la forza elettromotrice della batteria diviso la resistenza. Non cresce più oltre, quindi in sostanza L non fa altro che ritardare l'instaurarsi di questo tipo di corrente. E quando la corrente raggiunge un valore continuo, costante, all'interno dell'induttanza non ho più l'effetto di induzione elettromagnetica, per cui non ho più effetto di forza elettromagnetica indotta. Okay? In quel caso l'energia immagazzinata nel campo magnetico del solenoide U vale un mezzo dell'induttanza L del solenoide per la corrente che lo attraversa, in questo caso quella massima al quadrato. Quindi nel caso nostro avremo, mi aggiungere un'altra pagina che non ho più spazio, avremo, ripeto, che U vale
mezzo L per B fratto R alla seconda. Quindi un mezzo di cos'era 75 millihenry, 75 per 10 alla meno 3 H per 12 volte diviso 0,15 ohm, tutta la seconda, e ci dà 0,5 per 75 diviso 1000, 12 alla seconda, diviso 0,15 circa 240 gauss, se ricordo bene. Nel caso nostro la risposta corretta è la... Ah, qui lo scrivono così, 0,24 kJ, che è la stessa cosa. Kilojoule sono 1000 joule, quindi qui 0,24 kJ. Ovvero la risposta C. Ok, diamo una, non so se rimane ancora un esercizio per i quesiti. Sì. Allora, l'8 possiamo, se riusciamo a farlo in velocità. Il trasformatore ha 50 spiral nel circuito primario, 500 nel secondario. La tensione in ingresso è 100 volt nel secondario, quindi abbiamo, se riesco a farlo anche qua sotto, il circuito, scusate, il circuito secondario avrà una tensione pari al numero di spiral nel secondario fratto il numero di spiral nel primario per la tensione nel primario. Quindi abbiamo, nel secondario sono 500, nel primario 50 per 100 volte, quindi viene 10 volte sono 1000 volte. Quindi la risposta è la D. Ok? Per oggi ci fermiamo qui, la prossima volta faremo anche i problemi, anzi provate a fare i problemi, la prossima volta ne discutiamo.